C'era una volta un tempo in cui la manifattura apparteneva indissolubilmente alla vita del quartiere. Gli artigiani ne occupavano le strade, le loro voci si univano a quelle dei bambini che uscivano dalle vicine scuole e come d'abitudine saltellavano sulle pietre dell'attuale piazza Abba, uniche antiche rovine di quella che fu la reggia del Viboccone, dedicata alla caccia, voluta dal duca Carlo Emanuele II, intorno alla metà del XVI secolo. Oltrepasso il buio dell'Androne, che appartiene all'originaria manica della regia fabbrica del tabacco, progettata nel 1768 dall'architetto Ferroggio. Oggi è una splendida e gelida giornata di sole e cielo terso, che spesso Torino in pieno inverno ci sa regalare. Entreremo per qualche minuto all'interno di un mondo scomparso, composto di spazi vuoti in buona parte abbandonati, frammenti di vetro in intonaci scrostati. Forse sono proprio i luoghi che raccontano le storie nella maniera giusta. Immaginate l'andirivieni di persone e cose che hanno animato gli spazi, un tempo adibiti alla lavorazione del tabacco. Ciò che appare lungo il percorso non è che il palinsesto delle trasformazioni avvenute nel corso del tempo. Ripercorro a ritroso, seguendo come traccia il profilo dei binari ricoperti di neve. Come si è trasformata la fabbrica, la sua lenta e inesorabile metamorfosi. Risalgo le scale dei vecchi corpi di fabbrica ampliati e rimaneggiati nel corso degli anni e attraverso i bassi volumi un tempo a servizio della manifattura. Oggi quegli spazi sono l'immagine sbiadita di un mondo industriale scomparso, conquistati dalla vegetazione invadente, omaggio involontario all'arte povera. Appaiono come foreste pietrificate e gocciolanti di neve sciolta al sole di febbraio, ricchi di suggestioni visive e formali. Ogni piano racconta una storia, il vociare delle sigaraie e delle tabacchine, l'odore acre del tabacco messo a macerare, il rumore assordante delle macchine impacchettatrici. Raggiungo la cima, conquistando una magnifica visuale sulla collina. Guardando i tetti macchiati di neve e il susseguirsi delle corti, si può immaginare un altro scenario, un'altra fabbrica, un'altra città possibile. Arrivo all'ex manifattura in metropolitana, linea 2, fermata manifattura. Il quartiere ha cambiato volto, accogliente e ricco di attività e iniziative di ogni genere. La vecchia fabbrica, o meglio parte del vecchio opificio e delle sue aree, si è trasformata in uno straordinario strumento di produzione e comunicazione, di ciò che di più immateriale possa esistere, la musica. Apro il portone e mi avvio verso la piazza delle arti musicali e dei commerci. Spicca di fronte a noi il profilo altissimo della ciminiera, ora trasformata in luminosa icona urbana. Ai lati l'ingresso al Museo del Fumo, ideato come un percorso visivo e sonoro per scoprire il funzionamento della vecchia manifattura. Vengo a sapere che stasera nella sala 1, dedicata al jazz, c'è un concerto di un trio formidabile. Nella sala 2, dedicata al pop, stanno ultimando la vendita dei 1500 posti disponibili. Anche la sala vicina, dedicata alla musica contemporanea, si sta riempendo. Scusate, devo abbassare la voce. Sto camminando vicino alle aule dedicate alle registrazioni e produzioni videomusicali. Ho saputo che in una delle corti sono presenti alcuni incubatori di imprese. Giovanissimi ricercatori e tecnici cercano di inventare nuovi materiali e tecnologie per esplorare i suoni e i materiali innovativi. Attraversando gli spazi e le corti in direzione del fiume, ora non più nascosto alla vista come un tempo, ho notato la presenza di molti giovani del conservatorio con i loro strumenti in spalla e studenti del DAMS. Camminano velocemente per raggiungere le aule laggiù, oltre la piazza del campus universitario. Moltissimi visitatori soggiornano ogni mese dell'anno nelle strutture a loro dedicate dell'ex manifattura, utilizzando i servizi, ostelli, foresterie, alberghi. Anche l'area dell'ex Finit, con l'edificio principale di impronta ottocentesca e la ciminiera in mattoni rossi,
sono stati recuperati e destinati a nuovi usi, accoglienza turistica, circolo nautico e spazi didattici propedeutici alla scoperta della città. Lo sguardo abbraccia lentamente l'intero panorama. I profili sgraziati dei palazzoni paiono incombere sul paesaggio circostante. Il mio sguardo scorre oltre, fino a raggiungere la sagoma imponente della nuova manifattura con la sua ciminiera, ora nuova icona della contemporaneità. Si rispecchia nelle calme acque del fiume. A ben vedere, tutto sembra rarefatto, etereo, forse un miraggio, chissà, un presagio di ciò che potrebbe accadere.